gli ultimi 5 minuti. Diciamo che il secondo tempo abbiamo prodotto tanto, tanto gioco. Il portiere Lodo comunque ha fatto degli interventi importanti. Peccato che per il primo tempo, per mezz'ora prima del gol, insomma, avevamo fatto una buona gara. Abbiamo fatto anche qualche ripartenza in cui potevamo essere sicuramente più incisivi. E dopo il gol abbiamo avuto un blackout che va analizzato, che sicuramente ci deve far pensare che non possiamo permetterci di calare subito la presa. Infatti neanche in pochi minuti il Lecce chiaramente ha raddoppiato, però se devo dire oggi sono contento, perché mi è piaciuto, al di là del risultato, mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi che si sono sacrificati, hanno combattuto, hanno lottato, e questo fa ben sperare per il futuro. Sicuramente si devono migliorare alcune cose, però se non si ha spirito non si va da nessuna parte.